tantissimi sono gli appuntamenti che aspettano qui in estate le famiglie e i bambini, cominciando con le palafittiadi. Sì, si inizia quest'anno con le palafittiadi, come sempre c'è una cornice che si chiama appunto palafittiadi, che contiene un sacco di attività, di azioni, di proposte, concerti, spettacoli di vario genere, e sempre avendo come filo rosso comunque la preistoria, l'età del bronzo e le palafitte. Cosa faranno qui i bambini e gli adulti insieme a voi? Durante le palafittiadi faranno delle attività, svolgeranno delle attività che secondo noi erano anche attività sportive anche nell'epoca delle palafitte, tipo accendere il fuoco, il tiro con l'arco, il taglio della legna con una ascia, con la lama di bronzo, e poi anche attività meno sportive che però implicano più concentrazione e più manualità, tipo l'impasto dell'argilla e la tessitura. L'attività che colpisce senz'altro di più, perché mette in gioco un po' tutti i sensi, è quello della merenda preistorica. Durante questo laboratorio le famiglie, adulti e bambini insieme, vengono invitati a riprodurre un'attività che probabilmente si svolgeva, se non quotidianamente, almeno settimanalmente all'interno del villaggio, che era quella praticamente dell'impasto del pane. Si parte con la macinatura, con la molatura dei chicchi di grano, orzo e miglio, poi c'è l'impasto e poi c'è la cottura, e durante questo processo c'è la possibilità sia di toccare, c'è la possibilità di annusare e poi alla fine anche di gustare, oltre che di vedere poi tutto questo spettacolo del pane, che non è per forza di cose un pane lievitato, ma sono delle gallette che comunque sono molto, molto saporite e molto buone. Una cosa che colpisce sicuramente è la ricostruzione del villaggio palafitticolo. Raccontacelo un po'. Dunque, il villaggio palafitticolo, il nostro, è un villaggio didattico all'interno del quale che noi utilizziamo proprio come spazio per i nostri incontri, che possono essere quelli con le classi, ma anche con i turisti, con le famiglie durante l'estate.